Bella a tutti ragazzi, io sono benvenuti nel mio canale. Oggi sono qui a parlarvi di un po' di come sta andando la mia lettura di Nathan Never, se qualcuno di voi sono interessati, alcuni non credo, però vabbè, visto che volevo un po' che non facevo video con voi, volevo aggiornarvi un po' sulle letture di cui sono arrivato. Faccio un video in realtà molto, molto veloce, molto comprendo tantissime letture, perché ho letto tantissimo, poi non ho avuto mai il tempo di fare video parlando di quello che ho letto, per cui se dovessi fare un video per ogni singolo numero non ne esco più. Allora, ho letto in questo periodo sia numeri regolari sia speciali che giganti e quant'altro. Numero 168, Il Carnefice, una storia bellissima da parte di Alberto Stini con i disegni di Antonella Platano, una storia molto molto bella sulla vendetta, su colpi di scena e soprattutto fa una storia che fa molto molto riflettere. Infatti Nathan avrà a che fare con una vecchia fiamma. Che aveva già visto nei numeri precedenti e dovrà fare una scelta, insomma, si rifletterà molto sul senso che può avere la vendetta. Insomma, alcune volte forse non è la soluzione migliore, alcune volte non è ciò che cerchiamo. Insomma, una storia veramente, veramente bella, molto riflessiva da parte di Alberto Stini, che io trovo un grandissimo sceneggiatore. Vi la stra consiglio Il Carnefice. Ho letto poi anche il numero 169 dell'Enigmista, questa è una buona storia di Pivigna con i disegni di Gigi Simeoni, una storia sempre thriller che ricalca un po' anche la storia precedente del 168, però l'ho trovata meno sicuramente entusiasmante, soprattutto mi è rimasto molto di più. Questa è una storia che comunque mi è piaciuta, fa il suo ma non è niente di eccezionale, comunque ve la consiglio, scorre liscia, è una buona storia. Poi, speciali, ho letto il numero 14, L'uomo che sfida la morte, che introduce l'uomo quantico, di cui poi ho letto anche Il Gigante, una buona storia, molta, molta fantascientifica, che appunto introduce questo uomo quantico, che sarà importantissimo anche per il gigante numero 9, storia in questo caso di Antonio Serra, disegni di Paolo Di Clemente, una storia buona. Interessante, appunto, che introduce questo uomo che vive su più realtà parallele. Contemporaneamente, classico thrillerone che poi sfocia nella fantascienza più totale. Ripeto, una buona storia, nulla di eccezionale, ma sicuramente un'ottima, ottima storia che vi consiglio caldamente se vi piacciono soprattutto le storie di fantascienza con gli universi paralleli e quant'altro. Su questo figurino poi abbiamo il numero gigante numero 9, Universi paralleli, eccolo qui. In questo caso la sceneggiatura del soggetto dovrebbe sempre essere di Antonio Serra, se non mi sbaglio, vi dico subito perché non vorrei dire una cavolata. Antonio Serra, disegni di Gino Vercelli, disegni molto molto belli da parte di Gino Vercelli, quindi ho proprio a che fare con l'uomo quantico, che convincerà i nostri eroi a viaggiare nelle varie realtà parallele. Storia molto molto interessante, ripeto, se vi piacciono tutto il genere di realtà parallele e fantascienza, ve la consiglio caldamente. Lo sapete, Antonio Serra non è il mio sceneggiatore preferito di Nathan Never, però qui fa sicuramente una storia molto molto buona, con un finale anche molto molto amaro. Ed è bello vedere Nathan Never, per esempio, con gli abiti dell'Ottocento, che racconta il suo passato e come la ragazza qui si immagina Nathan, il passato che ha avuto all'interno del 1800. Veramente, veramente molto interessante questa veduta, mi è piaciuta molto, quindi vi consiglio caldamente comunque il recupero di Tutti i Giganti. Questo non è sicuramente tra i migliori, secondo me, però comunque rimane una buona storia. Ripeto, ottimo, i disegni sono belli, la storia è liscia, scorre liscia, benissimo. Ok. Abbiamo poi l'agenzia Alfa numero 13, eccolo qui, con quattro storie corte. Non me le ricordo in realtà molto, adesso vediamo se magari le apro, mi ricordo qualcosa in più. Allora. Ah, la prima storia è molto molto bella, parla di due ragazzi che vedete si suicidano, quindi parla un po' di come la società non accetta un po' i giovani che non si sentono capiti e quant'altro. E vabbè, poi sì, da lì parte una serie di indagini di Nathan, molto molto interessanti. La seconda si incentra sulla figura della famiglia di Branko, May e la piccola Kai. Divertente, la storia è interessante. Anche perché si vede il protagonista Kai che va a scuola, quindi molto molto interessante anche da questo punto di vista. Un piccolo thriller
nella scolastica cittadina dove vivono Branco, Mei e Kei e Bravventura. Insomma, carino, niente di eccezionale. La terza, invece vediamo Janine a che fare con una ragazza dei bassi fondi, e come vive questa ragazza con un figlio piccolo. Questa è molto toccante, invece ve la consiglio fortemente, veramente una bella storia, mi ha toccato molto. E infine l'ultima è una storia claustrofobica, direi, di parte di Michele Medde con Isidia e Andrea Mutti. Questi scienziati vanno praticamente a ricerca in quest'area che va lì praticamente sparisce e muore, che si deve capire perché. Il protagonista qui è Link, e la storia questa è molto molto bella, per cui comunque vi consiglio fortemente questo Agenzia Alfa, perché a me in realtà è piaciuto molto sia come storia che come personaggi all'interno, perché le storie sono molto diversificate, sono molto molto belle, secondo me approfondiscono bene i personaggi all'interno, quindi fortemente consigliato. Andiamo poi al Almanacco della Fantascienza del 2005, questa è un'ottima storia anche questa. Soggetto sceneggiatura dovrebbero essere di, non mi ricordo più, bene, bene, ottimo, la memoria. Comunque no, Vigna con i disegni di Toffanetti, un classico thriller, classico thriller. Se vi piacciono le storie thriller, la consiglio. In realtà non la ricordo benissimo, sono sincero, quindi magari viene cavolata, però mi ricordo che mi era piaciuta. Poi 170-171, fortemente consigliate, City Gang e i Tecnopati, che introducono appunto questi esseri che si chiamano Tecnopati, che sono un po' delle gang giovanili futuristiche, che hanno dei poteri particolari, e la storia è molto molto bella. Andrea Alberto Stine disegni, la sceneggiatura è Bormide disegni, secondo me bravissimo. Ve la consiglio forte, forte, fortemente. Questa proprio a mani basse, mi è piaciuta molto. E tra l'altro è un classico, si può tranquillamente plasmare ai giorni d'oggi con i giovani gang, i giovani teppisti di oggi. Quindi è ancora molto, molto attuale. Parla molto dei problemi classici, problemi dei giovani che riescono ad adeguarsi al mondo circostante, per cui ve la consiglio fortemente. E poi è una nota molto molto è sempre molto comunque cupo, riflessivo, ma qui lo è ancora di più. Ve la consiglio comunque, la consiglio fortemente. Poi 172, la condizione del dolore, una buona storia, niente eccezionale, una buona storia, che questa è abbastanza introspettiva, cupa, riflessiva, per cui ve la consiglio sempre. I disegni sono di Clementi e la storia di Paolo di, Clemente, di Alberto Ostini, che ripeto, io a me piace molto come sceneggiatore, quindi qualsiasi cosa faccio per me ve la consiglio, detto francamente. Poi 174, 173, scusate, 174, mandato per omicidio, un intrigo su Melpone, questa mi è piaciuta molto molto molto. Dovrebbe essere sceneggiatura Medda da Disegni Casini, me la ricordo, vedete, e questa ve la consiglio fortemente. Infatti, veramente, veramente bella, anche importante per il sviluppo delle trame di Nathan Never. Classica storia di intrigo con le conseguenze che sono avute post appunto guerra, rotazione orbitanti. E ripeto, ve la consiglio fortemente. Un thrillerone di quelli proprio molto molto figo, intriganti, con appunto il futuro che insomma ve la consiglio fortemente, la consiglio fortemente, bella, mi sono divertito, azione, scene, bella storia, colpi di scena notevoli. Nathan che deve fare praticamente la guardia del corpo di una politica che si sta battendo per i rapporti buoni tra la Terra e le stazioni orbitanti. E veramente veramente bella. Veramente, veramente bella. Poi ci sono i potenti che vogliono invece fare i loro interessi. Insomma, Medda, diciamo che è sempre attuale nelle storie, e qui è anche molto molto bella l'azione che si crea. Carino, io amo sulle scene d'azione, sono la numero uno. Poi abbiamo 175, Nicole Beglio, Agente Alfa, che questa è bella 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 come storia, di Stefano Vietti e Massimiliano Bertolini disegni, che sono veramente straordinari. E diamo qui per te l'approfondimento sul nuovo Agente Alfa, appunto Nicole Beglio, Nick, come la chiama Nathan Never,
E ve la consiglio anche questa forte, fortemente. Questa è veramente, veramente bella. Tra l'altro, vediamo ovviamente la prima volta che appare un nemico che credo diventerà un personaggio ricorrente. Un pelatone, che adesso mi sfugge il nome, è proprio il pelatone, eccolo qua. Guarda che pelatone, guarda, pelatone, che qui si parla comunque di clonazione, fantascienza, con intrigo. Insomma, ci sono classici intrighi che fate fanovietti con molta fantascienza, sempre comunque molto cyberpunk. Quindi molto post-apocalittica cyberpunk, ecco. Io ve la consiglio fortemente perché mi è piaciuta veramente, veramente molto. Sono sincero, un bel po' questa, un bel po'. Poi abbiamo il numero speciale, numero 15, Il sopravvissuto di Titano. In questo caso abbiamo la sceneggiatura di Stefano Vietti, mi sembra. No, di Pivigno, scusatemi, e i disegni di Gino Vercelli. Una storia claustrofobica. Ambientato in una colonia del pianeta lontano, in cui i nostri eroi dovranno andare appunto a capire perché sono spariti degli altri astronauti che erano nati in passato e capire insomma cosa è successo all'interno di questo satellite. Storia buona, nulla di eccezionale, detto, francamente, però intrattiene, diverte, molta fantascienza qui comunque si va proprio in altri modi, molto claustrofobica proprio. Dovete capire cosa sta succedendo e perché la gente sparisce. Tutto francamente. Andiamo poi al numero 176, Nel nome della giustizia. Questa è un'ottima storia di Stefano Vietti, sono sicuro. E Andrea Bormida, sempre i disegni. Veramente, veramente buona questa. Questa mi è piaciuta molto. È molto introspettiva, molto bella. Un'indagine comunque futuristica, in cui praticamente muoiono dei ragazzi. Dobbiamo capire il perché, chi è stato. Però, ripeto, indagini, sì, nei massi fondi della città, in mezzo alla povertà e alla gente povera, con un finale molto agro-amaro, credetemi, in cui non sarà la nostra a vincere, e quindi buona, 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 iper consigliato. E poi il numero 177, Il Circo Bianco, buona storia questa con in mezzo diciamo una vecchia conoscenza con Patrizia Mandanici, disegni e sceneggiatura sempre di Stefano Vietti. Qui andiamo a Mandanici, che sono un po' più boh, non lo so, non so come spiegarlo, sono un po' più rotondi rispetto al solito, probabilmente. Storia buona, nulla secondo me di eccezionale comunque. Se questa comunque ti tocca, ti piace, va su liscia, ci metto poco a leggerla, alla fine è buona. Secondo me è una buona storia, che parla molto degli emarginati, quindi nell'est del mondo di Nathan Never, in cui ci sono degli emarginati, in un circo, che devono appunto fare i conti con il capo della mafia locale. Ripeto, non è nulla di eccezionale la storia, però alla fine intrattiene, mi piace, promossa, promossa assolutamente. Ve la consiglio. Andiamo poi andata a Nevera, Agenzia Alfa numero 14, Generazione Futuro. Questa è una storia buona, ottima in realtà, di Stefano Vietti, che parla appunto di una nuova generazione, di un futuro. Ovviamente, Nevera 300 anni dopo, vediamo praticamente di nuove agenti Alfa, che facevano conoscenza in questa Generazione Futuro, Agenzia Alfa numero 14, e sono praticamente Liam, Johanna, Scout, Kay, Twister e così via. Siamo appunto in questo nuovo futuro in cui praticamente i robot sono stati schiacciati, gli androidi sono stati schiacciati dalla Terra e per questo c'è in atto una guerra tra androidi e terrestri per la supremazia dell'universo e i nostri eroi dovranno appunto in Agenzia Alfa cercare di distruggere appunto gli androidi e far ritornare, poche parole, capire cosa è successo perché hanno anche dei ricordi dei nostri vecchi agenti Alfa, perché, come mai, chi sono realmente, che non si ricordano neanche chi sono. Insomma, qua c'è molta molta fantascienza, i disegni comunque sono di Fabio Jacobelli, sono ottimi, la sceneggiatura di Vietti anche. Che chiama la fantascienza, vecchio stile in realtà, molto fantascientifica, cyberpunk, direi, oserei dire, futuristica. Io la consiglio fortemente, questo è uno dei possibili universi futuri di Nathan Never,
alla fine secondo me è una buona storia. Fila giù liscio 300 pagine che vanno veramente via come il cervello, Vietti crea un mondo secondo me molto molto interessante e vedremo appunto in futuro perché comunque non finisce qua la storia. Come procederà questo insomma, universo parallelo, questo interno futuristico di Nathan Never e quindi dove si andrà a parare, insomma. A me è comunque piaciuta, per cui ve la consiglio fortemente. Infine abbiamo Il Gigante numero 10, Ribelli di Marte, sceneggiatura di Beppe Vigna, disegni di Germano Bonazzi, buon speciale. Buono speciale, sì, buon gigante. Secondo me è più bello del numero 9 in questo caso, e qui è ambientato in un universo parallelo in cui abbiamo Nathan praticamente anziano con Anne che torna finalmente dal viaggio spaziale e vedremo appunto perché sarà tornata, come sarà l'incontro appunto tra Nathan e la sua figlia e vedremo appunto in questo futuro un mondo in cui i pretoriani hanno il controllo del pianeta Marte oltre che del sistema solare. E niente, quindi qui si sviluppa la storia che il nostro eroe Nathan, anche se è anziano insieme ad Anne e a Link e altri ribelli appunto di Marte, cercheranno di risolvere la situazione, di far tornare la pace al sistema solare, risolvere appunto l'oligarchia, insomma la tirannia dei pretoriani sul Marte e sul sistema solare. Storia che secondo me va giù, liscia veramente bene ed è buona. Secondo me è un'ottima storia questa, molto bella se ti piacciono le storie fantascientifiche con sentimento, sicuramente mi piacerà. Insomma, questo è un po' per aggiornarvi un po' di dove ero arrivato con la lettura, so che magari rispetto ai miei soliti video in cui comunque parlo magari di un sequel, quindi lo faccio in maniera molto approfondita, è un po' più cacerone questo video, però volevo un po' aggiornarvi su quello che avevo letto ed era impensabile anche perché parlavo di un libro che ho letto praticamente 20 giorni fa, non mi ricordo niente, poco. Non avrebbe molto senso, comunque avrebbe senso fare il video magari quando appena letti a caldo, così mi sembra molto insensato, per cui ho detto almeno ne approfitto, almeno faccio vedere un po' dove sono arrivato e piano piano magari più avanti vedrò se tornare a fare video audio singoli oppure così, dipende un po' da come c'ho voglia di fare video ragazzi, tanto il mio canale non è un canale chissà molto seguito, cioè insomma faccio un po' il cazzo che voglio, quindi adesso andare a fare questo video, faccio questo video, buona. La faccio un po' così ragazzi, mi spiace tanto però alla fine siamo quattro gatti, non ha neanche senso stare a fare una programmazione e poi impazzire quando poi uno ha 500.000 tazzi per la testa, non riesce poi a starci dietro a fare video, riesco sia a leggere ma non riesco a portare video comunque ogni mese, cioè ogni giorno quando leggo l'albo. Insomma questo era il mio, insomma per aggiornarvi un po', ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!